La realtà sfugge, la chiamiamo paesaggio, ma Ariosto ne sapeva molto più di noi, perché nel testo dell'Ariosto c'è il paesaggio, ma c'è il territorio, ma c'è l'ambiente e tutte queste cose si mescolano insieme. Signori, non riusciamo più a suddividere nulla, bisogna fare i conti con la realtà, tutto un botto e nella sua totalità. Questa si chiama globalizzazione.